Potremmo considerare Vanni Braga l'Arturo Bracchetti delle scenografie. La sua mostra a Piadena, per lui che del Casalasco a Castel Didone è tuttora di casa, è un omaggio che abbraccia diverse generazioni, quelle che Vanni Braga lo hanno sempre conosciuto e apprezzato e i più giovani ai quali le sue opere, veri e propri pezzi d'arte funzionali alla scena, sono dedicate. La mostra allestita all'ex cinema di Via Italia è visitabile fino a martedì sera, quando si fermerà anche la fiera settembrina per l'edizione 2018, anche se tutti chiedono una proroga che probabilmente verrà concessa per i prossimi giorni. L'ambiente per il quale Vanni Braga ha prodotto negli ultimi anni è il Teatro Testoni Ragazzi di Bologna ed in effetti l'ex cinema di Via Italia somiglia molto a un teatro oggi, un luogo delle fiabe in cui ogni angolo affascina e riserva sorprese proprio grazie a questa esposizione. Bastano pochi passaggi, piccoli meccanismi ben studiati per creare vere e proprie magie. Un trasformismo figlio prevalentemente del legno e dei materiali utilizzati da Braga nel suo percorso artistico e creativo. Un po' geometra, perché le misure sono importanti e spesso decisive, in questo caso un po' affabulatore e cantastorie, l'artista incarna entrambi gli elementi nella sua produzione senza mai lasciare che uno prevalga sull'altro. Guardate questo armadio in esterna e poi all'interno. Da armadio a fiore a paesaggio di montagna, tre in uno, ed è solo un piccolo esempio, uno dei tanti. Scenografie che a volte sono libri da leggere e sfogliare, una storia in sette fogli di compensato incernierati tra di loro. Ma giocando con la fantasia, dall'armadio possono uscire anche un elefante, una delle prospettive più apprezzate dai bambini e ragazzi, o magari, perché no, un dinosauro. Il cavallo di Troia, che tutti così chiamano, ma che in realtà è stato usato per lo spettacolo Il barone di Munchausen ed è l'unico oggetto in scena durante questa rappresentazione, è un personaggio di legno tra personaggi in carne ed ossa recitanti. Istrionico nella sua spiegazione, Braga si immerge pienamente nelle sue opere, a volte in modo anche letterale, magari prendendo in prestito Danzio Soragni, uomo di cultura piadenese che ha curato l'introduzione. Proprio Soragni racconta come Vanni Braga sia riuscito a interpretare nel teatro, affinandolo via via, quel movimento di rottura creatosi negli anni 60 e 70, per lui anni giovanili, e della sua generazione vissuto in prima persona, una sorta di condottiero rock che negli anni 80, conoscendo Bologna e l'allora Teatro Baracca, poi divenuto Teatro Testoni Ragazzi, ha concretizzato la sua passione realizzando ogni anno nuove scenografie, dallo stabile al mobile, con giochi in equilibrio, sfruttando moduli simili e riproposti e ancora piccoli oggetti di scena. Basta poco a inventare storie nelle storie. La storia fatta qui, incontra il coccodrillo lo prende per la proboscide e quindi la proboscide si allunga. Lui si incazza, rincorre il coccodrillo, inciampa, gli cade addosso, il coccodrillo quella volta aveva le gambe lunghe, lo fa, si schiaccia, diventa con le gambe corte e più allungate. Sì. Il leone che era lì, guardava tutta la scena, cosa fa? Si spaventa e quindi gli si raddrizza il cappello. Ha 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 ha.